pasticce. Ma ammazzo, eccomi qua con un nuovo video. Allora, questo qua sarà un video haul di tutte le cose che ho comprato recentemente. Partiamo da The Zenith. Ma ammazzo. Da The Zenith ho comprato per 19,90 due semplici reggiseni. Uno è questo reggiseno qua, un po' pusciaposo, ma non troppo. Col pizzo, qua ha il pizzo nero trasparente, come potete vedere. E qua invece pizzo, anche qua è coperto di pizzo, però sotto c'è l'imbottitura. E questo costava singolo 14,90, perché sapete che se voi acquistate due reggiseni li pagate 19,90, mentre se acquistate singolarmente il reggiseno andate a pagare comunque di più. Quindi vi conviene acquistarne anche un altro, perché per esempio questo qua costava 15. Mentre l'altro reggiseno che ho acquistato è un reggiseno semplicissimo, un mo se vado su, ok, color carne, e questo qua veniva 12,90 euro, e niente, tranquillissimo, cioè nulla di che, stessa linea dell'altro, un po' pusciaposo ma non troppo, e niente, cioè sono tranquilli come reggiseni, mi servivano, più che altro allora li ho presi. Poi, fuori uno. Altra cosa che ho acquistato è da Zara. Qua ho la fotostina. Da Zara una magliettina per il modico prezzo di 4,99. Vedete, cioè, vedete, non lo so, con i saldi. Era scontata del, non c'è scritto. Comunque doveva costare intorno ai 12-13 euro, scontata del 60%. E appunto ho acquistato questa semplice, magari ve la faccio vedere giusta, magliettina. Se vi interessa è una S. E niente, l'ho pagata appunto 4,99, semplicissima, righe bianche e nera, maniche lunghe. Tranquillissima, ma mi piaceva un sacco come mi stava. Cioè, per 4,99 euro ho detto, ma sì, prendiamola, anche se io ho la gift card ancora da finire da Terranova. Comunque, e quindi ho detto, ma sì, dai, cioè, prendiamola, mi sta bene, mi piace. Per 5 euro. Ma compra, compra. Poi, vabbè, altra cosa che ho acquistato sono i dischetti della Isere. Allora, hanno un lato positivo e un lato negativo questi dischetti. Allora, il lato positivo è che hanno la cucitura tutto intorno e quindi per questo non si aprono qua. Lato negativo è che al posto di disfarsi qua e aprirsi, si disfano all'interno. Nella parte centrale del dischetto si disfa tutto, lascia tutti i piumini ovunque sulla faccia. Ed è una cosa che proprio mi irrita. Preferisco che si disfi qua piuttosto che al centro. Non lo so, non mi sono piaciuti, sia se si togli lo smalto, sia se ti strucchi. Con questi dischetti fai una fatica bestia. Quindi dirò a mia mamma di non comprare più questi dischetti della Isere, perché fanno davvero schifo. Non mi piacciono per niente. Ok, che hanno la cucitura, ma non mi interessa nulla perché mi fa proprio schifo. Comunque, volevo parlarmene perché sono proprio pessimi. Poi, altra cosa che ho acquistato sono dei semplici leggings, trovo il prezzo, ok? Di Terranova, pagati 9,99 euro. No, sì, ok. 9,99 euro. Non erano in saldo né niente, sono collezione standard. Sono semplicissimi, leggings tranquillissimi, neri, classici leggings, perché io ne avevo già un paio di leggings, chiamiamoli così, neri, soltanto che avevano sia davanti che dietro le due cuciture. Quindi se ti volevi mettere magari una magliettina che non copriva perfettamente la parte del sederino, si vedevano tutte le cuciture ed era una cosa che non mi piaceva. Quindi ho detto, per 9,99 euro mi prendo un paio di leggings che posso mettere nel modo che più mi piace, che più mi aggrada. Ui. E quindi alla fine li ho acquistati. Mi piacciono un sacco comunque, sono molto buoni, non credevo. Poi, altro prodotto che non ho acquistato ma mi ha regalato una mia amica, però vi faccio vedere, è questa crema alla rosa light per il giorno, trattamento armonizzante, avvolge la pelle sensibile del viso del dottor Auschka. Io sinceramente avevo già sentito parlare di questo brand. Costa 24 euro. Mi è stata regalata da una mia amica e ha 30 ml di crema. È fatta in questo modo. Io avevo sentito questo brand per quanto riguarda i capelli, la cura dei capelli.
So che è molto buono, so che dovrebbe essere tipo l'INCI naturale, sì, cosmesi naturale certificata, e mi va bene, mi torna bene perché scade dal 4/2016. Vedi, ho già fatto caso adesso. Mi torna bene perché la mia crema sta finendo, la mia crema viso, e quindi mi torna bene. Però 24 euro per una crema viso, anche se è del dottor Auschka, non mi interessa mia, non li avrei mai speso. Cioè, 30 ml di crema, 24 euro, mia esagerazione, cioè, pazzi, boh. Non posso prescindere, io non l'ho pagato, quindi va benissimo. E poi sono contenta perché almeno provo altri prodotti per il viso e riesco a dare una più ampia scelta di prodotti. Ultimo? Sì. Ultimo prodotto che ho acquistato e che adesso trovate anche in saldo del 20%, quindi lo pagate al posto di 2,90 come l'ho pagato io, 2,20 almeno da me in saldo, è il solito tonico che acquisto sempre, è la seconda confezione che ricompro, della Roberts, acqua distillata alle rose. Mi piace un sacco, ha 300 ml di crema e mi piace davvero un sacco, l'odore è gradevolissimo, sa appunto di rosa, ma mi piace specialmente perché ho visto dei notevoli miglioramenti. Ha un prezzo bassissimo, cioè 2 euro, neanche 3 euro raggiunge. Penso che l'INCI sia abbastanza accettabile, non ne ho idea. E poi perché ha un quantitativo elevato per costare così poco, perché sono 300 ml. E mi piace un sacco perché ho notato una notevole riduzione dei pori dilatati e dei punti neri che io ho principalmente sul naso e nella zona del mento. Quindi mi piace tanto perché costa poco, ce n'è tanto, mi dura tanto perché mi è durato 4 mesi e mezzo e quindi è eccezionale, cioè proprio proprio buono, mi sono proprio trovata bene, bene, bene. Niente ragazze, questo qua era il video haul di quello che ho comprato ultimamente. Ah ragazzi, vi voglio dire che ho cambiato la mia postazione make-up, quindi se volete un video di update della postazione make-up, chiedetemelo pure qua sotto nell'info box, e sì, ciao, nella sezione commenti che io vi accontento, lo sapete, o se avete qualsiasi altra richiesta, sempre qua sotto nel box dei commenti. Stavo per dire ancora nell'info box. Comunque, niente, ve l'ho detto perché non so se vi interessa perché ne ho registrata una a ottobre, a inizio ottobre, però adesso l'ho proprio spostata da tutt'altra parte. E quindi non lo so, se vi interessa ve lo faccio, se non vi interessa, pace. Se vi interessano comunque altri video, sempre qua sotto, scrivetemelo. E niente, io vi rimando al prossimo video e vi invito a vedere i video precedenti se ne avete voglia e di iscrivervi al canale. Se vi è piaciuto questo video mettete un bellissimo pollice in su e niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao pastigie!